Un abbraccio a tutti qua da Mauro Di Francesco. Apriamo una nuova puntata di Get Back su All Music Digital Radio, come tutti i mercoledì dalle 17 alle 18, insieme al nostro mister Luca Spadaro. Lo sapete benissimo che io lo chiamo la Treccani del mondo, la Treccani dell'universo, che lui in ogni puntata ci allieterà con le sue chicche e i suoi pensieri, insieme anche ai miei ovviamente. Caro Luca, oggi un puntatone, veramente un grande puntatone. Siamo pronti? Siamo pronti qui? Sì, siamo prontissimi, più pronti che Fantozzi con il frittatone. Frittatone alla Peroni familiare. Ok, allora, visto che siamo pronti, cosa ne dici? Io manderei la sigla, perché abbiamo tante cose di cui parlare. Tu rimani in linea a non scappare, perché oggi veramente hai delle patate bollenti incredibili. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano e vi ricordiamo anche che ci sarà subito il domandone con una grandissima canzone dei Queen. Però la domanda questa volta la fai te, perché insomma l'altra volta è andata male, quindi la fai te. Ma anche perché non c'era Carlo. Esatto. Che guida la grande anima del quizzone. Cioè, se ci manca Carlo siamo perduti. Benissimo, dopo le nostre parole, la nostra calda voce, qua siamo a Get Back, mandiamo la sigla e la canzone del domandone. A dopo! Sigla! Get Back, uno sguardo al passato per osservare il futuro, con Mauro Di Francesco, tutti i mercoledì dalle 17 alle 18 su All Music Digital Radio. Go home. Bene, eccoci qua, tornati negli studi di Get Back. Ma Luca, senti, ma me lo fai il fraseggio finale, il vocalizzo così dal vivo? Dai, me lo fai. Non mi risulta che tu mi dia dei soldi, quindi neanche per idea. Sei il solito mercenario, va bene, dai, va bene, ma ti perdono. Bene, iniziamo sempre con la grandissima musica qua, Get Back, e devo dire una splendida canzone, però non diremo il titolo. Anche bravo, perché dobbiamo fare il domandone. Luca, questa volta vorrei veramente con grande orgoglio che lo facessi te. Che cosa possiamo domandare su questa canzone? Forse guarda, dimmi, dai, stiamo improvvisando, curioso. Quindi mi hai messo in crisi per l'ennesima volta. No. Allora, io ti do qualche idea. Improvviso due domande, dai. Improvviso due domande e tu mi dici se ci ho preso o no e poi concludi. Vabbè. Dai. Presumo a questo punto che vogliamo sapere il titolo di questa canzone. Bravo, certo. Presumo che vogliamo sapere l'anno di edizione del singolo di questa canzone. L'anno di scrittura, l'anno in cui è stata scritta, che è particolare. L'anno di scrittura, vero, hai ragione, e mi ricordo, credo, anche il motivo, che non dirò ovviamente. Certo. O meglio, posso anche accennarlo, credo, male, che in qualche modo è uscita tra virgolette da traino per un album, esatto. E quindi è uscita leggermente prima dell'album di riferimento. Bravo. E guarda, io ti butto lì una terza domanda, ma correggimi se sbaglio, l'autore della canzone, sì, volevi chiedere. Sei un grande. Ragazzi, 10 lode. Niente, ti regalo la maglietta, sei contento? Cavoli, sono tre domande. Mauro, vogliamo dirlo che stavolta siamo andati davvero sul semplice. Sì, vogliamo proprio far vincere la maglietta anche a Carlo. E appunto, quindi 329-425-81712, repeat please, se vogliamo dire in inglese. Repeat please. 329-425-81712 è il WhatsApp a cui dovete scriverci queste tre rispostine, insomma. Noi aspettiamo, tanto abbiamo facili, tempo fino alle facili. Bravissimo. Luca, abbiamo tantissime cose di cui parlare, è stata una settimana incredibile, al di là del fatto. Ricordiamo cosa ci sarà venerdì sera, ricordiamolo. Venerdì sera, dai, facciamoci ogni tanto una mini marchettina ci sta, velocissima. Vai. Al cortile del Maglio, Torino, il Maglio Rock House, venerdì 26 aprile, la Royal Band. E noi saremo? La nostra band del cuore, noi saremo tutti quanti lì. Chi a cantare, chi in diretta radio, non diciamo più altro. Vi aspettiamo venerdì sera, perché insomma io stasera andrò anche a fare un piccolo sopralluogo, ma lasciamo perdere. Dunque,
ci sono tantissime. Via Andreis 18/16, scusami, ci eravamo dimenticati. Il cortile del Maglio di Torino. Bravissimo, bellissimo locale, tra parentesi. E oltretutto siamo in diretta radio, quindi insomma, una grande radio, una grande band e un grande conduttore. Tu non lo sarai conduttore perché sarai sul palco, beato te. Io vorrei essere al posto tuo, ma non ci potrò. Chissà che mai un giorno potrò essere con te su un palco. Non si sa mai, non si sa mai. Vabbè. Praticamente da oggi in poi tu per me sarai Cenerentolo. Questa te la canto se vuoi. E il sogno realtà diverrà. Okay? Ragazzi, musica classica. Ti ho soddisfatto. Assolutamente, pagherei 100.000 euro per sentirti cantare, lo sai come la penso. Bene, andiamo avanti con tutto. Insomma, qua abbiamo un sacco di polemiche sta settimana, Luca, ma belle calde. Veramente. Rispondi solo tu alla mia domanda. Dimmi che c'è Morgan. Beh, ci potrebbe anche essere, però ne abbiamo tanti. Io vorrei iniziare con il primo. Ero indeciso se iniziare col calcio oppure no, però vorrei invece iniziare con questo. Sì. Comunque invece parto con lui, col nostro grande frontman che è sempre nel nostro cuore. Allora, ti leggo questa frase: il successo mi ha portato miliardi e fama mondiale, ma non quello di cui tutti abbiamo bisogno. Un rapporto d'amore. Puoi avere tutto nel mondo ed essere ancora l'uomo più solo. Riesci a immaginare quanto sia terribile quando hai tutto e sei ancora disperatamente solo. È terribile, va oltre tutte le parole. Lui è Freddie Mercury. Insomma, ho voluto teatrarla un po', non sono un grande attore, però credo che sia veramente molto attuale questa frase che lui disse, e credo anche che rispecchia molto il suo carattere, che ne parleremo anche in tanti anche nostri eventi, no? Di questo carattere un po' così sfrontato da una parte, ma anche molto morbido, molto, come dire, anche facilmente una persona che facilmente invece cade per terra, dovuto al fatto che lui ha parlato spesso della sua solitudine. Però vorrei così sentire te, perché chi meglio di te ci può illuminare riguardo questo aspetto di Freddie Mercury. Beh, così facendo però mi servi anche l'assist per una piccola polemica. Allora, beh sì, non scopriamo nulla, al netto delle dichiarazioni alla stampa di Freddy che erano sempre un po' controverse, perché dato il suo pessimo rapporto con buona parte della stampa, è come dargli torto, spesso si divertiva anche un po' a prendersi gioco dell'interlocutore. Però questa mi sembra un'uscita invece abbastanza fedele a quella che era l'essere umano Freddie Mercury, per quello che ovviamente possiamo saperne noi, cioè una persona che al di là dell'aspetto istrionico e travolgente sul palcoscenico era poi un uomo in realtà intimamente molto ombroso, insicuro, come dire, tormentato, okay? Non certo, ne ha mai fatto certo, mistero certo. Ed è anche sotto un certo punto di vista poi quello che ha reso così ricca, no, in qualche modo la figura di Freddie Mercury, e non solo un intrattenitore da palcoscenico, ma anche un uomo estremamente difficile da cogliere. Vero. E qua, vero. Allora io mi leggo e apro e chiudo subito la polemica, e anche questo è uno dei motivi per cui io non ho mai amato il film Bohemian Rhapsody, il film che ricostruisce la storia dei Queen, uscito se non sbaglio nel 2018, no? Sì, molto amato da molti, io non l'ho amato per nulla, perché... E purtroppo ci è caduta la linea, noi siamo in diretta e Luca ci sta, adesso proviamo a ricontattarlo, e ovviamente ci stava appunto raccontando, ecco, vediamo se caduta Luca... Caduta la linea, può capitare. Come nelle migliori famiglie, può capitare. Vado a chiudere rapidissimamente il film. Può capitare, assolutamente sono d'accordo con te, appunto hai spiegato questa parte insomma non veritiera del film. Io subito, nonostante non sia stato mai un grande esperto dei Queen, ma insomma ho cercato di farmi una cultura col tempo, anche grazie a te, anzi ringrazio te e la Royal Band per questo, e Luca Fusco anche, perché Luca Fusco, che abbraccio sempre e saluto, è stato uno anche di quelli che mi ha dato tanta cultura in merito. Devo dire che io ho sempre detto che per me il film non era fedele, almeno per quanto riguarda la descrizione di Freddie Mercury. Questa dimensione di Freddie Mercury molto importante. Bene,
dopo che è caduta la linea, che può capitare, ripeto, noi siamo in diretta telefonica, quindi se ogni tanto insomma, cercate di capirci, questo è un altro aneddoto molto particolare, ma direi che questa frase è anche molto attuale, no Luca? Direi che oggi c'è tanta solitudine in più forse rispetto di tanti anni fa, soprattutto anche nell'arte, no? Sì, sì, sì. Beh, ma d'altronde credo che chiunque faccia spettacolo, faccia arte, soprattutto ad un livello come quello di Freddie Mercury, quindi quello più alto possibile, sia destinato fisiologicamente a rimanere da solo, perché è sicuramente una persona con una sensibilità incredibile, diversa, certo. Ok? Certo. E sappiamo che le sensibilità diverse fanno fatica, cozzano spesso, certo. con ci sarebbero tante domande, la società più tradizionale, no, che ci circonda, ci non sono personaggi di facile inserimento, e diciamo anche meno male, perché altrimenti vorrebbe dire che, certo, sono tutti artisti al mondo. Ci è arrivato il messaggio di Carlo oggi, ma lo leggerò grande dopo Carlo. Perché comunque Carlo Burlone, cambierei, ma tu lo sapevi che la Pausini è una delle donne più influenti del mondo? Guarda, lo potevo immaginare, non dirò il mio pensiero, dirò complimenti, dirò congratulazioni, allora, Laura. Ti fermo un attimo, perché insomma adesso ho introdotto, mandiamo una canzone sua che ci ha fatto sognare, perché sai che Luca non è andato via, Paolo non è andato via, Gianna è tornata, Carla non si sa, Carlo invece è qui con noi, ma noi mandiamo una canzone della Pausini, una delle prime canzoni forse anche che la rese famosa, e poi ci rivediamo qui negli studi di Get Back a All Music Digital Radio. Qui a All Music Digital Radio sono esattamente le 17:26, abbiamo ascoltato Laura Pausini con La Solitudine, una canzone dell'inizio del 1990, se non ricordo male, 1993 esattamente, il 23 febbraio uscì. Beh, insomma, dai Luca, questa canzone ci ha fatto sognare. Non è possibile. Non ero nato. Spiace, nel 93 non ero nato, tu eri già adolescente. Io avevo già 50 anni. Ricordo per la mia nonna. vedi, comunque io la stavo canticchiando, no? Perché volevo quasi dedicartela, no? E appunto la solitudine fra me e Luca che potremmo stare noi. Ok, comunque detto questo, questa fu la canzone di debutto di Laura Pausini, anche nell'album di debutto, quindi singolo omonimo, che insomma fece un sacco di stragi, e oltretutto partecipò a Sanremo del 1993 come appunto novità. Se non ricordo male, eccetera. Sì, mi sembra proprio di sì, nelle sezioni novità, però non, quindi era fra i giovani, e oltretutto, cosa ancora più importante, che ebbe un sacco di vendite, cioè fece un sacco di soldi, parlando di soldoni, perché vendette tantissimo in Spagna, in Sud America, ma anche negli Stati Uniti, e grazie a questa canzone, molti non lo sanno, si comprò anche una bella villa in Florida, quindi no, a Miami, che proprio non fa male. Direi che ha centrato tutto in questo caso, con una canzone, insomma, in quegli anni nel piano bar ricordo che tutti la cantavano, anche perché lei era sempre un po' paragonata al binomio, no? I due poli fra Giorgia e Pausini, no? In quegli anni lì, e quindi credo che molte donne iniziarono a cantare grazie a loro due, se non ricordo male. Ma detto, come diceva Gesù Cristo, fate quello che vi dico e non fate ciò che faccio io, quindi esatto, diciamo. Brava. Ma la cosa poi ancora più importante è che oggi risulta essere la donna latina fra le prime 25 in tutto il mondo più influenti, cioè insomma quando lei parla e dice mi piace il riso scotto, tutti mangiano il riso scotto, è una cosa incredibile come lei ci possa essere arrivata ad avere un potere così. Oltretutto, tra parentesi, ogni tanto lei ha anche parlato dell'autotune, ha detto oggi non cantano cani e porci, insomma, cioè, devo dire che è una che si fa ascoltare. Ma cosa pensi invece te riguardo a questi personaggi che poi arrivano ad avere un potere mica da poco? Oltretutto è anche una delle donne delle cantanti più ricche d'Italia, tra parentesi. Allora, ti dico solo, ma questo è un gusto mio, non interessa assolutamente a nessuno, però visto che mi chiedi io te lo dico, mettere nella stessa frase Laura Pausini e Giorgia per me è una bestemmia, ma questo non deve interessare ovviamente, sì. Si parla di gusto personale. Il tempo che trova la considerazione, certo. Che ha sempre avuto sicuramente un team di autori estremamente dritto al punto, melodie molto accattivanti,
ha questo fare da casalinga di Voghera, no? Che mette i panni della gonna al grembiule e si va americano, che comunque nel mondo latino funzionano, quindi cosa bisogna dire? Ha centrato tutti gli obiettivi, bravissima lei, un inchino. Se mi chiedi un'opinione veramente personale, in quanto donna latina io non mi riconosco in Laura Pausini, però capisco che in realtà abbia una sua fetta di pubblico molto ampia che è rivalsa con una canzone di Laura Pausini sottofondo, dai, quindi ci stare, ancora ci oggi, ancora oggi, un pubblico ancora molto oggi molto preciso. Ancora oggi ci sono dei problemini di linea. Io quasi quasi ti manderei la pubblicità, così magari ti richiamerei, perché sento delle interferenze. È la Pausini. Abbiamo parlato della Pausini, c'erano le interferenze incredibili. Ragazzi, rimanete qui, amici che ci ascoltate, un abbraccio forte, perché adesso c'è la pubblicità, ma poi torniamo subito. Bene, eccoci qui tornati negli studi di All Music Digital Radio Get Back insieme a Luca Spadaro. Luca, mi senti? Io ti sento, ma ti sentivo benissimo anche prima. I problemi di linea sono qua. Ora come mi senti, mi ricevi? Assolutamente sono sì. Chiaro, no, ma sono forte e chiaro. Ragazzi, amici, può capitare, siamo al telefono, quindi ripeto che stiamo provvedendo ad avere un ufficio personale mio e di Luca intestato ad ambedue. Quindi dateci tempo. Comunque, qui All Music Digital Radio. È il minimo, diciamo che ce lo siamo meritati. Ormai, bravo. Dai. Diciamo che All Music Digital Radio sono le 17:35 del 24 aprile 2024. Vorrei aggiungere un dettaglio, Mauro. Tutte le utenze saranno a carico di Carlo. Specifichiamolo subito e spaziamo la tavola. Assolutamente sì, anche perché Carlo ha mandato un messaggio e ha detto che la canzone è dei Metallica, che l'ha scritta Kurt Cobain. Giusto. Quasi, vediamo se hai indovinato anche l'altro. Non ti dico il titolo perché ha detto Kill Em All, non so neanche se esiste comunque. Sì, è una canzone dei Metallica, te lo garantisco io. Devo dire che non solo gli regalo la maglietta, gli regalo anche un viaggio alle Seychelles, solo che non c'ho i soldi per pagarglielo. Detto questo. Giusto. Senti, grande Luca. Carlo, come al solito, ma nel mentre Maurone qualcuno ha indovinato al momento non ancora, quindi a parte Messo. Carlo che si prende burla di noi, stiamo aspettando che ci mandino appunto queste tre risposte della canzone dei Queen e del domandone, stiamo ancora aspettando, siamo molto fiduciosi, abbiamo ancora quasi mezz'ora. Senti Luca, prima di mandare invece la prossima canzone, che poi parleremo un po' dell'R&B e pop attuale, quindi ho scelto un paio di canzoni che secondo me ti piaceranno, però sai che c'è stato il derby, no? Insomma, lunedì. Purtroppo ne ho idea, ma al di là del derby, io vorrei, parliamo anche un po' di calcio per rompere un po' il ghiaccio, insomma, direi che l'Inter ha vinto, secondo il mio punto di vista, abbastanza meritatamente. Il derby secondo me non è stato malaccio, meglio di quello di Torino, ma a mio avviso non sono più i derby di una volta. Ma la cosa che invece vorrei chiedere, tutta questa polemica, scudetto di cartone, non sono 20, sono 19, insomma c'è stato tempestato tutta la settimana fra juventini, nerazzurri, tutte queste cose, no? Al di là del fatto poi della partita, che ovviamente tu sei milanista sfegatato e quindi un po' ci sarai rimasto male, devo dire che per un certo periodo di tempo ho pensato che il Milan riuscisse anche a vincerla, la partita, per qualche minuto, invece poi no. Sì, non è... per i primi tre minuti probabilmente. Scusate, ma insomma noi ridiamo qua, anche a Get Back. Però cosa pensi riguardo questo discorso ancora di Calciopoli, scudetto di cartone, non li ha vinti sul campo? Noia, Mauro, penso che sia solo tanta noia, che sia tanto fumo e che sia segno in realtà poi anche di un neanche troppo attuale, cioè non, o meglio mi specifico, non solo attuale ma abbastanza storico, un retaggio storico del tifoso italiano di calcio che ha un sacco di tempo da dedicare a pensieri poco utili e poco proattivi. Non mi interessa, non ho mai seguito il calcio e lo seguo da sempre in maniera estremamente attenta e calorosa, non l'ho mai seguito né
per farmi intrattenere dai numeri, né tantomeno per farmi amareggiare ulteriormente la vita, che già pone un sacco di grattacapi giorno dopo giorno. Da questioni veramente improbabili come la liceità di quel determinato scudetto della Juve, di quell'altro dell'Inter. Trovo sia un modo estremamente tossico di seguire lo sport, molto molto italiano, che poi purtroppo viene molto cavalcato anche dagli sportivi stessi e dai media italiani, quindi certo. Io non voglio fare una colpa al solo tifoso, perché in realtà viene spesso preso in braccio da tutte le componenti in gioco nel vivere lo sport in questa maniera. Certo, posso aggiungere io una questione? Io sono insomma juventino da sempre, non ho niente da vergogna a dirlo. Posso semplicemente dire una cosa: a mio avviso non esistono scudetti di cartone, non voglio difendere né l'Inter né nessuno, però se c'è stato un verdetto bisogna rispettarlo, essere sportivi vuol dire anche questo, e quindi per me sono 20, sono due stelle, e quindi non c'è niente altro da dire. Se evidentemente alla Juve hanno tolto uno scudetto, una giustizia sportiva va rispettata, perché ci sono i tre gradi di giudizio, evidentemente quello scudetto non se lo meritava, e quindi che l'abbia vinto, che la squadra era più forte, che i calciatori fossero forti, su quello secondo me non si può discutere, però bisogna anche rispettare quelle che sono le leggi, le regole, perché credo che sia una questione di educazione alla fine. Io la vedo un po' così, non so. A me ha sempre poi fatto molto sorridere che scudetto più, scudetto meno, fondamentalmente non credo la qualità della vita del tifoso possa cambiare in maniera così sensibile dal doverne fare una questione, di vita o di morte, quindi non so, sempre avuto una visione abbastanza ascetica dello sport, forse perché poi in realtà per tanti anni l'ho praticato e mi sono credo grandissimo sportivo sul mio corpo. Io credevo facessi basket dalla tua altezza, comunque vabbè. Detto questo, dello sport in generale, certo, che ho giocato a pallacanestro, Maurone. Ah, ecco, vedi, io no, ma io ho fatto la battuta perché credevo che giocassi a golf. No. Sei veramente la solita. Ma vabbè, dai, ragazzi, stiamo scherzando. Sì, esatto. Io volevo, come diceva Lucio, volevo farvi ridere un po'. In realtà, io golf ho preso una lezione di golf ed è stato l'unico maestro che mi ha detto: ascolta, Mauro, fai tutto nella vita a meno che giocare a golf, non ti rubi i soldi. Me l'avessero detto forse anche con la musica, magari oggi ci sarebbe un rompiscatole. Non saremmo qui. Non saremmo qui. Benissimo così. Vai, senti, Luca, siamo sulla stessa onda. Questa bellissima canzone di Ariana Grande e poi iniziamo anche a parlare, visto che abbiamo parlato di Giorgia Pausini eccetera. Adesso ti faccio ascoltare due grandi artiste, prima Ariana Grande, poi vediamo insomma. Ascoltiamo, cari amici, rimanete qui con noi, questa è Get Back, io sono Mauro Di Francesco, Luca Spadaro, questa è Ariana Grande. È un suono soave e malinconico quello che ci presenta esattamente l'8 marzo 2024 lei Ariana Grande con We Can Be Friends, Wait For Your Love, una canzone sicuramente un po' così nostalgica, si sente anche dalla voce che è stata anche abbastanza modificata, ma questo brano splendido secondo me è stato scritto non solo da Ariana Grande ma altri grandi due parolieri che sono Max Martin e Ilia, quindi insomma un grandissimo pezzo che sta avendo un successo incredibile. Devo dire che poi alla fine, insomma, gli Stati Uniti ci sanno fare, ci presentano sempre delle grandi cose, anche se poi magari sono semplici dal punto di vista così melodico, no? Armonico, ma poi sembrano sempre delle grandi canzoni, no Luca? O sbaglio? No, vabbè, ma ci mancherebbe, poi questi sono team di autori che sanno perfettamente il fatto loro e non dimentichiamo che Ariana Grande soprattutto, passatemi il termine, tra mille virgolette, visto che potrebbe essere mia nipote, ma invecchiando diventa anche, cioè la capacità al mezzo vocale l'ha sempre avuti, o stia maturando e stia abbandonando il puro virtuosismo che dopo un po' è un po' fine a se stesso per arrivare ad un livello di comunicazione un po' diverso. Certo, e non trovi che in Italia invece manchino un po' queste grandi produzioni, soprattutto oggi? Cioè, è vero che la musica, l'arte è un po' in crisi dappertutto, no? Anche in Mozambico, se mi passi il termine. Però la riflessione a cui voglio portare un po' tutti è poi sul fatto che chi ci sa fare, chi ha dei grandi autori, chi investe già a partire dalla formazione, no? Nelle scuole, come gli Stati Uniti. Ovvio, certo. Alla fine
producono sempre delle grandi cose, no? Anche se magari armonicamente sono un po' banali, poi quando le senti rimani a bocca aperta, al contrario delle produzioni italiane. Non so, adesso non voglio, però tu che sei un grande esperto rispetto a me di questo, trovi che abbia ragione, che dica delle cose corrette, oppure invece sono un po' esagerato, ecco, in quello che penso? No, di nuovo è un discorso difficile, Mauro, tu mi tiri in mezzo a questa questione. Purtroppo io vorrei poterti dare una risposta illuminante, però in realtà non c'è la risposta. Noi, certo. Secondo me la chiave in realtà l'hai centrata parlando dell'approccio e della formazione che c'è intorno alla musica in America, che viene vista chiaramente come un tesoro da preservare, quindi albero da innaffiare, una piantina da innaffiare perché diventi un albero. Bravo. Italia sicuramente l'indotto dato dalla musica, tolti i grandissimi, tipo i ricchi e poveri, scusami, i ricchi e poveri, quindi viene approcciata alla musica in generale con una professionalità diversa. Certo. Detto questo, abbiamo le nostre eccellenze che però spesso si ritrovano poi a dover lavorare magari su progetti o in produzioni che tendenzialmente sono o monomarca, quindi il periodo attuale ci porta verso la trap o un certo tipo di pop molto leggero, che hanno anche gli Stati Uniti, tutto ciò che è sulla falsariga di quello, certo, che succede in America. Cioè noi cerchiamo di copiare sempre qualche settimana, qualche mese, qualche anno dopo quello che funziona altrove e che però per sua stessa natura non può funzionare ovunque nello stesso modo. Senti, mi ricollego a una cosa, non so se tu conosci Michele Serra, comunque insomma, e lui ha parlato a Piazza Pulita proprio della polemica che adesso dobbiamo toccare, che c'è stata, che ormai sono 15 giorni, che tu sai anche che domani Rai è stato, diciamo, bannato un discorso sul 25 aprile, e siccome è un po' politico non voglio addentrarmi, però questo Michele Serra, che insomma è di tutto rispetto, ha parlato, secondo me, proprio ricollegandosi anche all'arte, perché poi l'arte è gestita anche da chi? Dagli editori. E gli editori chi sono? Poi quelli che hanno i giornali, le radio, la TV, eccetera. I media in generale, bravissimo. E la risposta è stata questa: Amadeus, punto interrogativo, la RAI è un editore debole, gli editori forti sono quelli che proteggono i propri artisti. Lui è Michele Serra, io condivido molto, infatti c'è stata tutta la polemica del fatto che alcuni della RAI andranno presto al canale 9, che poi è un canale americano, dei nostri cugini, che ci stanno rubando, tra virgolette, gli artisti. Cioè, non è anche un problema forse di editoria, per il quale poi noi italiani siamo invece il paese della cultura, ma ci stiamo affossando da soli, perché se succedono queste cose, che vengono bannati degli artisti, che è uscita una polemica perché insomma questo personaggio che doveva appunto recitare questo minuto e mezzo o due prendeva 1600 euro come se fosse una ladrata, insomma se io vado in Rai e devo parlare mi devono pagare. Assolutamente sì, legittimo, normalissimo, solo in un paese dove tutto si strumentalizza a fini politici può essere un nodo su cui contendere il fatto che venga stipendiato un editorialista per intervenire in Rai, ci mancherebbe. Certo, quindi cioè, tu trovi veramente che alcuni editori, mass media qui in Italia siano davvero così deboli e poi fanno anche il male dell'arte, no? Tra virgolette, adesso senza colpevolizzare nessuno, non vogliamo assolutamente colpevolizzare nessuno, ma ci mancherebbe. La nostra è una riflessione per il bene di tutti, cioè la mia è una riflessione per il bene di tutti. Tu sei anche una persona che fa arte da una vita, no? E sei un artista, quindi credo che questo sia un problema mica, cioè che dovrebbe essere risolto, no? Perché poi si ripercuote anche nei, tra virgolette, nei bassi fondi, no? Dell'arte, cioè nel chi fa arte a più bassi livelli, no? Non credi da questo punto di vista? No, ma io allora sono d'accordissimissimo, totalmente d'accordo sul principio, e di nuovo ripeto sul fatto che purtroppo
forse qualche settimana fa, per sua stessa definizione la Rai ad ogni cambio di governo, essendo in quota ora da una parte ora dall'altra, finisca per fare manovre che spesso non hanno più negli occhi e nel cuore l'accontentare il pubblico in causa, che non ossequiare la qualità e quindi fare un buon servizio nei confronti del pubblico. Sono perfetto d'accordo, e come dicevi tu, questo ben a prescindere da quale che sia l'orientamento politico. Certo. Ok, in seno. Noi non parliamo di orientamento politico, parliamo di quello che è, diciamo, l'humus, no? Il terreno su quale lavoriamo tutti. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allo stesso tempo, devo dire, non voglio fare l'incendiario e il pompiere allo stesso tempo, però io peso sempre anche il personaggio da cui arrivano le parole. Certo. Michele Serra, giornalista, assolutamente giornalista, scrittore. Sì. E non entro nel merito del schieramento di Michele Serra, che voglio dire conosciamo tutti. Certo. Massima stima per il professionista, però a questo punto mi sento di dare una seconda chance al direttivo Rai per le future scelte in merito alla sostituzione di Amadeus, visto che Michele Serra è pur sempre il personaggio da cui mi è capitato di leggere ormai qualche anno fa che noi non avremmo assolutamente avuto nulla da invidiare agli Stati Uniti con Michael Jackson, visto che noi avevamo Guccini. Ho capito, sì. Bene, senti, ti faccio ascoltare questa canzone di Beyoncé un paio di minuti, sì, perché abbiamo 5 minuti scarsi, poi torniamo in 2 minuti a salutare tutto il nostro pubblico, ringraziamoli, e che ringraziamo fans. Quindi ascoltiamo Beyoncé, ci rivediamo qui fra pochissimo. Ebbene, lei è Beyoncé, siamo tornati qua in diretta insieme a Luca Spadaro e Irreplaceable è la canzone, se non ricordo male, del 2006, vado a verificare, mamma mia l'ho beccata, 26 ottobre 2006, ma che memoria ho, caro amico, che memoria ho, sono incredibile. Grandissimo. Sono sicuro che non hai dovuto neanche recuperare dai tuoi appunti, no, tutta memoria. Assolutamente, stavolta sono andato a caso, ci ho avuto veramente una botta di fortuna, però ho letto. Culo del professionista. Senti, questo. Ho una domanda piccantissima per te, per salutarci con questa bellissima canzone di Beyoncé, altra grandissima voce. E questa canzone del 2006 rimase in vetta nella Billboard Hot 100 per ben 10 settimane, quindi incredibile. Ma la domanda è, in riferimento a tutte queste cose che abbiamo detto, anche Michele Serra, i giornalisti, la polemica della Rai, ma secondo te fino a che punto l'arte in generale, quindi soprattutto la musica, che ho letto un trafiletto proprio in questi giorni in cui un giornalista americano ha detto la musica ha un grandissimo potere nella politica, per quanto riguarda non solo la politica, per quanto riguarda i temi sociali, quindi noi teniamo molto alla musica come arte perché ha un grande potere mediatico, ma fino a che punto secondo te l'arte deve essere libera di esprimersi, cioè deve essere sempre libera secondo te, qualsiasi cosa esprimo, ci vogliono dei limiti? Abbiamo un minuto e poi ci dobbiamo salutare. È una domanda di nuovo difficile, tu lo sai che sei l'uomo delle domande difficili, io l'uomo delle risposte quando possibile diplomatiche, e ci riprovo anche stavolta. Concettualmente deve essere libera al di sopra di ogni cosa e di ogni sospetto. Dopodiché la vera verità è che io non sono assolutamente mai stato un tifoso, sia chiaro, a mio stesso discapito nel caso, dell'idea per cui tutto ciò che l'autore intende veicolare come arte deve necessariamente essere chiamato arte. Ci sono dei limiti dal mio punto di vista, certo, che siano di buon gusto, che siano di professionalità, di contenuto, di forma, ma esistono dei limiti, non tutto è arte. Quindi che dirti, Mauro, la verità è che forse i limiti della
per ognuno di noi diversi, ed è per questo che purtroppo l'arte finisce per essere spesso schiava di dinamiche superiori che non dovrebbero interferire, assolutamente, no? Che siano politiche, che siano economiche, perché non la puoi toccare, ti fa vivere ma allo stesso modo non la puoi toccare, mangiare, in alcuni casi vedere, quindi, quindi è un po' l'uovo e la gallina, la vera risposta su cosa sia nato prima. Ti devo fermare, non credo la troveremo mai. Certo, ne riparleremo magari la prossima puntata, ragazzi. Il tempo è volato, c'è la regia che mi sta dicendo che mi tagliano la testa, quindi un saluto, grazie Luca Spadaro, un abbraccio grazie forte. Grazie a Mauro, grazie a tutti i tifosi, grazie a tutti. Grazie a Carlo. Grazie a Carlo e grazie a tutti coloro che ci ascoltano. E All Music Digital Radio, rimanete qui perché adesso c'è un altro programma di anni 80. Alla prossima, ciao, ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao ragazzi.